Buonasera a tutti quanti, eccoci qua con una nuova puntata di Dialoghi Sperimentali. Partiamo immediatamente, suono, ok, scusate, immediatamente con la sigla. Eccoci qua, buonasera. La serata è dedicata a Carlo Noè Campsindaia. Prima di iniziare a parlare con lui e di lui e del suo progetto, voglio così leggere due righe che ho scritto per introdurlo e immediatamente farò partire una trilogia di brani, e ovviamente è un medley, quindi non sono dei brani interi, sono 2 minuti a brano per fare conoscere tre diverse anime, tre diversi aspetti, tre diversi volti della musica di Campsindaia, e non sono gli unici, come scoprirete durante la serata. Il primo estratto che sentirete è Summer, è un brano strumentale tutto sommato di anni recenti. Il secondo con cui è collegato è White Day, nella versione da me cantata. Recentissimo, la versione da me cantata, e gli anni recenti anche il brano, un'atmosfera diversa dalla prima. E il terzo, invece, torniamo agli esordi di Campsindaia con Mater et Pater, un pezzo di un brano che io trovo un assoluto capolavoro, tra l'altro, di cui poi parleremo. Voglio dire che cosa mi è scaturito così l'altro giorno, volendo mettere giù due righe sul progetto Campsindaia. La musica di Campsindaia è un viaggio che conduce attraverso paesaggi diversi fra loro, eppure legati da un unico sentire. È un sogno dagli innumerevoli volti, maschere oniriche che non svelano mai completamente lo sguardo dietro ai fori per gli occhi, voragini verso l'abisso. Starà all'uditore essere funambolo e attraversare il precipizio, danzando sul sottile filo dell'equilibrio fra notte e giorno, luce e tenebra, vortice dalle magiche energie e cielo aperto verso il quale spiccare il volo e decollare. Non aggiungo altro, direi che ho già detto molto. Intanto, Alessandro, Una vuoi? bellissima Ecco, Dani, presentazione, parla un Giuseppe. po' mentre io preparo Io intanto l'intervento. vi saluto, ciao, però ero curioso di sapere la sigla, cioè che cosa ti ha ispirato, perché sei riuscito a riprodurre le transazioni che si usavano nelle TV locali degli anni 80, quei passaggi, le scritte che si arrotolano, è in onore di Campsindaia. Carlo, sei col microfono spento. Ah, un attimo, però Carlo, trattieni la risposta, la facciamo dopo perché io ho pronto Il assolutamente brano. il brano di apertura. È vero, mea culpa,
non ho parlato dell'inizio, era già un brano di Kamsindaya che appartiene al più recente album appena uscito che si intitola Donovan. Ma ora andiamo a sentire questa trilogia che ho preparato per introdurre Kamsindaya. Thank you.
Eccoci. Allora, questo era un breve assunto, ma ascolteremo molto altro nel corso della serata e vedremo anche altro nel corso della serata. Questo era giusto per introdurre i nostri amici, anche quelli a casa, alle atmosfere musicali e sonore di Kamsindaya, che sono molto variegate fra loro e assolutamente affascinanti. Tra l'altro, il brano che chiudeva, io sono innamorata di questi carillon che chiudevano, che erano la chiusura, era una parte, non era tutto, erano tre pezzi di brani, dura molto di più, si chiama Mater et Pater, un brano degli anni Ottanta, se vuole poi Carlo ce ne parlerà, secondo me è un'opera stupenda quel brano, perché è stato creato con due carillon, giusto, con quel canto di Natale, aspetta che ti ridò la voce, ecco, ti chiedo di riprenderti la voce. Se vuoi rispondere prima a Dan, che ti ha fatto una domanda e l'abbiamo lasciato sospeso per problemi tecnici. Dici? Ci sei? Io ci sono, sì, sì. Ti senti? Ecco. No, dicevo, prima Dan ti chiedeva qualcosa, non so Dan se glielo vuoi ridire. No, era più una battutaccia della dicotomia fra la sigla iniziale e la presentazione poetica di Carlo. Niente di che. Lasciamola cadere. No, io invece pensavo che gli volevi fare una domanda che io ti avevo tranciato nel momento in cui dovevo far partire. No, la domanda era rivolta a te, che cosa ti aveva ispirato nel fare la sigla in quella maniera, forse con l'atmosfera degli anni Ottanta, visto che riprendeva le TV locali, quelle transizioni delle immagini, no? Che una volta erano avanguardistiche. Io ormai sono rimasta a queste cose anche perché io aspetto solo una cosa. I numeri sovraimpressione, quando avremo i numeri sovraimpressione io sarò la persona più felice in questo mondo. Li troveremo, anche il font, cioè credo non sia più nemmeno disponibile quello, è stato bandito, vietato da tutti i marketers del mondo, Donatella ce l'ha. Ebbene, sì, tengo duro. E comunque grazie di aver associato il mio nome ai tarocchi, sai che li adoro. Infatti, ho notato la finezza. Sì, perché Ali ho messo, quello di Carlo c'è un albero, non si vedeva, si è visto settimana scorsa, perché di lui avevo messo il nome all'inizio. Enrico ha l'industria, che è una fabbrica. La periferia. Ali gli strumenti, la chiave di basso, le percussioni, la tastiera, perché suona di tutto. E troppe cose, Ali, quindi... Ecco, no, tornando a Carlo, intanto, Carlo, io ho scelto tre brani molto diversi fra loro, giusto per dare una prima impronta a chi non ci conosce. Dimmi tu, vuoi iniziare raccontando la storia di Kamsindaya o è troppo pesante, troppo... vogliamo partire da un particolare? Lascio a te... Allora, tu hai detto il Mater et Pater, no? Sì. Quella lì è il primissimo brano che abbiamo registrato, proprio il primo in assoluto, io e Roberto, che è il mio amico storico, e niente, abbiamo registrato quel brano lì, quindi proprio il primissimo, erano due carillon, uno era anche mezzo rotto, li abbiamo messi insieme, l'abbiamo provato parecchio anche questo brano qua, per farlo finire così, anche se sono semplice, però ci abbiamo lavorato. Il primo brano in assoluto. Poi per il resto gli altri sono... White Day era comunque un brano che, per te, tu avevi sentito, è uscito in una compilation in Norvegia. Era strumentale di base, Era strumentale, e quello lì era già uscita una compilation, un'etichetta norvegese, e gli avevo dato quel brano lì. Poi dopo tu ci hai fatto questo lavoro. E invece Summer fa parte del disco che ho fatto nel 2017, e che è un po' diverso, cioè da lì avevo iniziato a fare roba qua quasi elettronica, un po' dance, un po' così, è un po' diverso da tutto quello che ho fatto prima. Sono tre cose un po' diverse. Intanto io non so da chi mi arrivano i ritorni, ogni tanto parlo e arriva il ritorno dal computer di qualcuno, non lo so. Comunque è bellissimo Mater et Pater, io sono assolutamente affascinata, perché questa atmosfera horror... un po' horror e triste con questa canzone horror, sempre, allora io horror più che altro è sempre malinconica, estremamente malinconica. Cioè, perché Mater e Pater, insomma, due diversi,
Cioè, allora, l'avevamo pensata così, mater, pater, poi vabbè, due strade diverse, poi prima si spegne uno, poi si spegne l'altra, cioè il senso è sempre quello. Noi avevamo sempre pensieri, sempre di morte, sempre pensieri di queste cose qua. Comunque erano degli stratagemmi, delle soluzioni utilizzate nell'horror degli anni 70-80, soprattutto italiano, quello di inserire nenie, carillon, melodie e suoni che dovrebbero rimandare a qualcosa di tenero, di infantile, di domestico, e poi stravolte in una cornice di tensione, di paura, e tu ci riesci perfettamente. Cioè, il carillon che dovrebbe, sì, ha un suono malinconico, ma è legato alla memoria, alla dolcezza, alla ballerina che gira, tu sei riuscito a dargli quel tocco sinistro che mette i brividi. Un po' sì. Un po' tanto, ma io guardo, io ho un brano che sicuramente ti chiederò di riutilizzare in qualcosa anche con i miei allievi, anche di teatrale, anche, perché veramente, o di mimo, perché veramente io lo adoro, veramente è qualcosa di incredibile, c'è dentro tanta roba, c'è dentro l'infanzia perduta, la nostalgia per l'infanzia, la tristezza del non lo so, della delusione di un Natale, cioè ci puoi disegnare veramente qualsiasi, cioè non qualsiasi cosa, ma veramente tante cose, e lo trovo bello anche perché ritorniamo all'essere artigiano di cui parlavamo anche nella prima puntata di Dialoghi Sperimentali. Che veramente è qualcosa che ti appartiene, perché tu, avendo iniziato negli anni 80, ti sei messo a fare la sperimentazione. Questa è proprio sperimentazione dalla alla cassetta lì, sì, quella cassetta lì. No, quella cassetta lì, che tra l'altro io, come avevo detto anche l'altra volta, la cassetta è comunque piena di roba. Poi dopo io avevamo tirato fuori dei brani, però quella cassetta lì, che è la prima che abbiamo fatto, è tutta così. Praticamente è tutta buona, cioè tutto così, tutta quello stile lì. Ed è molto artigianale. È bellissima. Sicuramente. Cosa ascoltavi al tempo, Carlo? Sì. Beh, allora, quegli anni lì... Allora, io sono arrivato dal punk... Come magari penso un po' tutti, e poi dopo ho iniziato a ascoltare Dark, cioè c'è stato proprio questo cambio, ma proprio nell'87, quando abbiamo iniziato a fare la band, ho iniziato, il primo gruppo che ho sentito io, diciamo, che mi ha subito folgorato, è stato i Cocteau Twins, e poi da lì, boh, basta, io ho iniziato ad ascoltare quella roba lì e tutti i gruppi dark dell'epoca. Però arrivo dal punk, diciamo. Anche se, adesso ti voglio parlare un attimo, diciamo, dei miei trascorsi. Io arrivo, allora, praticamente io sono un po' cresciuto nella musica, perché mio papà suonava la fisarmonica come professionista, quindi lo faceva proprio di lavoro. Infatti, questo mi piace ricordare, cioè mia mamma l'ha conosciuta, perché mentre lui suonava, mia mamma andava a ballare nelle balere, no? E si sono conosciuti lì. Quindi io sono nato, cioè sono cresciuto proprio in quell'ambiente lì. Poi vabbè, poi quando sono nato io, lui si è abbandonato un po', ha iniziato a fare altro. Però, per dire, è una cosa che vi ricordo, cioè, nel senso, quando lui suonava lo stesso sempre negli ultimi dell'anno, sai, i veglioni facevano il carnevale, e veramente mi portavano, io ero piccolino, cioè io mi ricordo che entravo in questi ristoranti, era, cioè, sera, e quando uscivo c'era luce, cioè, capito? Io veramente ero piccolino e ero sempre dentro lì, no? Cioè, mi mettevano sul tavolo e stavo lì da solo e sentivi la musica, no? E mi ricordo ancora, per dirti, no? Sai, le tavolate che c'erano, sai, i piatti, cose, io che sempre che sono con la forchetta o cosa, che, cioè, sono cresciuto in quell'ambiente lì. Infatti a me il liscio, ti dico la verità, mio papà suonava il liscio, e il liscio a me piace,
Beh, a me è Liscio Vecchio, però quello fatto proprio nella maniera vecchia. Io sono rimasto legato, mi piace molto quella musica lì. Quindi sono cresciuto un po' già nell'ambiente. Poi più avanti, quando ho iniziato insomma a capire io qualcosa, allora mi sono avvicinato al basso, perché mi piaceva il basso. E allora ho iniziato a avvicinarmi con lo strumento lì, perché mi piaceva proprio la ritmica. Però anche lì, avendo mio papà che era inquadrato così, cioè alla fine ho dovuto andare a studiare, perché sennò non mi avrebbe comprato il basso. Perché se vuoi il basso devi andare a scuola. Infatti allora mi sono fatto più di 3 anni a studiare il basso, il solfeggio. Ma vai. Questa cosa che hai detto del papà che ti regalava il basso se però studiavi. Questa è una cosa... Sì, ma a me non mi è mai piaciuto studiare. Quello è il problema. Che io... Cioè, per me sono stati 3 anni difficili, cioè perché... Ora che sei padre, a tua volta, ti sentiresti di consigliare lo studio, immagino. Lo so, però sai, cioè, studiare, poi sai com'è, cioè lì ti davano l'esercizio e poi tu... Spirito punk, ribelle. Io non era per quello, però purtroppo ho dovuto farlo, cioè... Beh, è diventato un bravo bastone, voglio dire, se... i risultati si sono visti. Molto bella questa cosa, nel senso, secondo me, allora, per quello che ho fatto io, ti dico la verità, non è che mi è servito, cioè io dico una cosa, cioè, perché io quando andavo a scuola, e noi, cioè io praticamente suonavo, ti dovevi suonare blues, suonavi tutti quei pezzi lì che erano robe, ma io... Non ho mai, io ho sempre avuto una mia impostazione già subito all'inizio come bassista. Infatti anche il maestro mi aveva detto che io per quello ero già un po' portato, diciamo, senza vanto, no? Cioè mi aveva detto che io già, ero già più avanti 6 mesi magari di un altro che a paragone. Però io ti dico la verità, non è che mi sia servito lo studio che ho fatto per la musica che faccio, che abbiamo sempre fatto. Perché comunque io ho sempre avuto un mio modo, un'impostazione di suonare, una tecnica. E quindi, vabbè. Studiare anche altri tempi, immagino possa arricchire, affinare la tecnica, poi magari avevi una tua impostazione, un tuo gusto, però imparare a suonare, metti anche il blues, poi dopo sta a te traslare quello che hai messo in pratica suonando altri generi in quella che è la tua musica, quella in cui ti esprimi veramente. Certo. Sì, beh, Carlo, ti devo interrompere, no, scusa agli amici a casa per la cosa tecnica, siccome spesso c'è un ritorno quando parlo io, quando parla Dano, chiunque di noi, tu sei l'unico senza cuffie tra, a parte noi e Dan, hai il volume molto alto delle casse, perché può darsi che arrivi da te questo ritorno, è molto alto? Carlo? Io? Sì, sto parlando con te. No, il volume molto alto, hai delle casse che vanno a un volume molto alto? No, per me no. Vabbè, allora chiediamo scusa agli amici da casa, ma in tutte le puntate a volte ci sono dei piccoli ritorni, ma pazienza, insomma, scusate. Volevo capire, magari lo risolvevamo, ma non lo risolviamo. Mi tolgo immediatamente da questa cosa. No, è molto bello quello che stai raccontando, Carlo, perché è un po' la storia, e adesso dico anche 2 cose velocissime anch'io, e poi chiederei ai nostri amici, che tra l'altro stasera non ho presentato, stasera sono partita un po' pasticciona. L'energia di Camcindaia un po'. Camcindaia è incasinata a tutti. Abbiamo avuto qualche problemino tecnico prima di partire con gli audio, i video, eccetera. Però i nomi dei presenti erano scritti comunque nella sigla, quindi anche se non ho fatto la classica presentazione, era implicita. Poi chi ci segue ormai, gli amici da casa ci conoscono come le loro tasche, guarda. No, volevo dire, io posso dire una cosa, che io sono molto fiera di conoscere Camcindaia, non dico dagli esordi, perché dagli esordi non ci conoscevamo, ma ho avuto la fortuna di conoscere Carlo e Camcindaia nel 90. È stato il primo gruppo nel quale io ho cantato, l'ho già detto anche nella prima serata di Dialoghi Sperimentali, e io già cantavo, già facevo le mie esperimenti, ero una super darchettona dentro tutte le cose più particolari, seppur adolescente studiavo al liceo linguistico, eccetera, però
quando ho conosciuto Camps in Die ho avuto l'opportunità di fare la prima esperienza con un gruppo, quindi con le prove, col creare e scrivere canzoni insieme, tra l'altro, perché noi non facevamo cover. Ci siamo messi, loro facevano delle musiche, tra l'altro, splendide, e a me era stato dato l'incarico di scrivere, Carlo, correggimi se ricordo male, i testi e melodie. Abbiamo fatto un pezzo in tedesco, un pezzo in inglese, un pezzo in latino e un pezzo in francese. Io approfittavo del fatto che facevo liceo linguistico per esercitare quello che studiavo. Il pezzo in inglese, devo dire, che però era Sleep Ghost, in realtà non l'ho scritto io, l'ho solo tradotto e riadattato, perché era Farina del vostro sacco. Non è durato tantissimo questa nostra collaborazione per i soliti motivi che si hanno negli anni di estrema gioventù, che uno poi si mette a fare un'altra cosa, il progetto Camps in Die magari forse ha preso un'altra strada, adesso non mi ricordo, però io sono veramente felice di aver fatto questa esperienza e poi il bello di esserci rincontrati dopo e riavere collaborato. Infatti poi nei video di stasera ci sarà anche il video di un brano che ci ha visto collaborare anche in un disco, ecco, e mi tolgo. Qualcuno vuole fare delle domande a Carlo? E poi mi dite voi quando è il momento di fare partire una trilogia di video di Carlo che io ho già pronti. Non so, Dan, Ali, Enrico, volete... Io c'è una domanda ce l'avrei, ma ho parlato tanto, quindi... Do la... Vorrei togliere un attimo, ho parlato troppo come al solito. No, dico io, ho parlato rispetto a Enrico e Ali, a cui voglio dare la precedenza. No, c'è questa cosa che mi ha molto colpito adesso quando dicevi che avevi questa impostazione che avevi già dall'inizio. E quando mi sono ripreso dal viaggio di questi primi tre brani che ho ascoltato, quando sono riuscito a riaccendere il cervello, avevo dimenticato completamente che fosse un medley, perché eppure essendo così diversi, sono tre generi proprio diversi, sono così omogenei, quindi quello che dice che questa impostazione tua si vede, si capisce e si sente pure, perché pur essendo tre brani completamente diversi, sono molto, c'è un filo conduttore durante tutti questi lavori, molto bello, molto piacevole. Grazie, hai ragione, secondo me, sì. Condivido sì. E ti ringrazio, è vero, così, perché io bene o male ho sempre avuto questa, non lo so, cioè, non so, non è il voler fare quello che vuoi, però boh, sono sempre stato così, cioè, è per quello che facevo fatica, dovevo farmi per forza andare a scuola, anche a scuola normale, non solo di bar, perché cioè, mi piace, non so, avere la mia idea, la mia, cioè, avere l'inventiva, no? Di fare quello che vuoi. E quello penso che poi si sente, anche come dici te, anche effettivamente in tutti i brani che faccio, c'è sempre comunque, capisci che c'è una cosa comune, è vero. È un problema interessante, secondo me, questo conflitto tra la base tecnica e la creatività. Quanta base tecnica hai bisogno per poter esprimere la creatività e da quale momento la base tecnica ti distrugge la creatività, perché hai un sacco di preconcetti, di sai, ah, bisogna fare così, bisogna fare cosà, se prendi il basso lo fai così, lo fai cosà, no? È un problema interessante. Perché secondo me, guarda, allora, per dire, noi, la Donatella l'ho conosciuto, il chitarrista che avevamo noi, che perché noi eravamo tutti amici, quindi, perché quando abbiamo iniziato, noi come Camps in Die siamo nati come amici che abbiamo dato, e quindi poi ognuno di noi però prendeva lezioni, per dire, io sono andato a lezione di basso, poi c'era il mio amico Roberto Vassori che andava a batteria e c'era l'altro ragazzo che andava a chitarra, cioè noi andavamo a studiare tutti, però io per dire, differenza per dire, il mio chitarrista, io ero molto tecnico come chitarrista. E dico la verità, soprattutto negli anni 90, quando allora, abbiamo iniziato a fare brani un po' più, perché volevamo suonare in giro, perché quella roba che facevamo noi, dov'è che, cioè, non potevamo andare a fare dei live così a quell'epoca là, allora volevamo, insomma, suonavamo, volevamo suonare, allora abbiamo iniziato a fare robe un po' più tipo Cure, una roba così, così. Però vedi,
Io ho sempre avuto la mia impostazione e c'era un po', non so, credo che in quella musica lì devi essere anche un po' sporco, cioè devi essere un po', cioè ci devi mettere tu qualcosa di tuo. Invece il chitarrista nostro è super tecnico, cioè lui che suonava proprio sulla musica, sulla chitarra classica, cioè, oh, lo sbagliavi una nota, cioè nel senso, cioè è molto troppo tecnica, cioè, non ti dico che non ci ha fatto, perché per dire la Donatella che ci ha conosciuti in quegli anni là, devo essere sincero, noi suonavamo molto bene, cioè nel senso eravamo bravi, cioè, perché avendo questa suonavamo bene, cioè nel senso noi quando facevamo questi live qui si vedeva che comunque eravamo gente che comunque era preparata, no? Sì. Però se ti devo dire a livello di suono totale, sì. Allora, sai, io sentire quella proprio quel precisione lì, a me non mi è mai piaciuto. Sì. Non mi è piaciuto. Mi viene da dire una cosa, Carlo. Intanto mi viene da dire che Ali ha sollevato un punto molto interessante in genere, che è questo rapporto tra la tecnica e la creatività, no? Se uno può disturbare l'altro. Intanto mi fai pensare, ognuno, sai, penserà alle sue reazioni personali. Io penso alla mia. A me la tecnica non disturba, anzi, la uso tanto, sempre, comunque la ringrazio di esserci, perché sennò non potrei fare quello che faccio, ma l'ho fatta mia. Cioè, non ho la mentalità, bisogna uscire, secondo me, però è una cosa più da adulti. Forse conoscere le regole per poi sovrapporre. Bravo, ecco, non è tanto una cosa forse che si fa a 20 anni, non lo so. Io adesso ragiono con la testa di adesso, no? E quindi dico, la uso, però la faccio mia senza fare mai la mentalità da compitino. Mentre invece ci sono persone, e non è il tuo caso, Carlo, che sei un creativissimo, non creativo, un super creativo, ma magari persone con cui ti sei trovato a suonare all'epoca che magari era un po' più, capito? Quindi, univa magari l'aspetto tecnico, lo studio, eccetera, anche al compitino, eccetera. Bisognerebbe usare la tecnica per usare bene lo strumento, ma poi il compitino buttarlo via, ecco. Non so, se invece non è tanto facile, secondo me. No, però tu hai fatto, Carlo, che ne dica, tu sei un bravo musicista e sei creativo, quindi a te la tua tecnica, anche se è molta e farina del tuo sacco e non è solo imparata da altri, ma comunque il percorso di studio, secondo me, ti ha sicuramente arricchito e ti ha arricchito nel fare poi tutte le cose più folli, più magiche, più creative che tu con la tua persona sei riuscito e riesci a fare, credo. Sì, però ti dico, ho notato, cioè io con quelli che sono, con i ragazzi che ho suonato, ti dirò, secondo me alcuni veramente erano troppo impostati, avevano un'impostazione proprio scolastica e non era facile. Cioè, io non mi ci trovavo. Carlo, torniamo a quegli anni. Io credo, scusa se provo a fare ipotesi, ma ditemi se sto dicendo delle cazzate, ma secondo me non è solo un fatto di impostazione scolastica, è un fatto di mentalità provinciale. Nel senso che se tu hai una mentalità, diciamo limitata, non sei veramente in quel mondo. Tu eri uno che si è lanciato in quel mondo creativo, alternativo, vieni dal punk, poi il post-punk, la dark wave, cioè... Eri in un mondo che in quegli anni voleva dire lotta quotidiana, che vivevi sulla pelle e col sudore della fronte. Se uno non c'era dentro, arrivava dalla scuolina Quadratino e gli piaceva giusto la canzone, ma non era dentro col cuore, non era dentro con l'anima proprio. E quindi per questo secondo me che si creano poi delle queste cose qua, perché è vita e arte, per chi abbraccia un certo tipo di discorso è la stessa cosa. Cioè io, per me, voce sacra, Dea Luna, la mia vita di tutti i giorni, cantare, recitare, inventare linguaggi arcani, per me sono io sempre, non divido, non distingo, anche se c'è dentro il mio lavoro vero e proprio, perché per me è anche il mio lavoro. È una scelta di vita. Quando diventa io non me la prenderei con la mentalità provinciale, secondo me non è quello. Per dire, no? Mentalità, ho sbagliato il termine, distaccata da, probabilmente lontana da, ecco. No, è una cosa che non condivido questa, però, perché secondo me è una questione di priorità, certo, cosa ti interessa di più nel tuo percorso, quale musica ascolti, e anche di stile, perché se tu fai fusion,
ma questo degli sì. artisti fantastici, devi avere la tecnica. Senza certo. tecnica Fusion non la farei mai. Quindi se una persona si vuole esprimere con la Fusion, per esempio, con il jazz o quello che desidera, secondo me non è una persona che si può etichettare come provinciale. Secondo me questo problema... No, Ali, non ci siamo capiti. Io faccio no. jazz, figurati se etichetto uno come provinciale. Quella gente che aveva magari 18 anni e non aveva mai suonato. Stiamo portando di esempi molto diversi. Non stiamo parlando di professionisti, adulti, cioè... Sta parlando proprio di esempi di nell'adolescenza arrivava uno a suonare che andava a lezione, era quadrato e non entrava nello stile di Carlo. No, ma comunque quello che dice Ali è giusto, perché effettivamente, allora io parlavo per il genere che ho fatto, che ho sempre fatto io, però è chiaro che, come dice Ali giustamente, se tu vuoi fare anche blues, che sempre stessi giri o qualcosa, devi essere preciso, lì non si scappa, cioè lì... Cioè, la nota che tu suoni, soprattutto con il basso, che il basso lo devi sentire, e deve essere perfetta. Quindi è giusto, lì la tecnica è fondamentale. Se non hai una tecnica, non puoi suonare. Io ti parlavo proprio nella mia esperienza, nel genere che ho sempre fatto io. Lì forse la tecnica, sai, forse se era uno un autodidatta che magari ci metteva qualcosa di suo, io magari preferivo che uno chitarrista magari che studiava, no? Però come dice Ali giustamente, se fai un certo tipo di genere o sei preciso o lì non suoni, cioè. Secondo me la differenza fra Carlo e i ragazzi con cui suonava al tempo è che lui aveva un'urgenza diversa, lui non voleva inserirsi in uno stile ben preciso perché sentiva di voler dire qualcosa attraverso la musica, quindi qualcosa che lui già aveva dentro. Magari qualcun altro voleva studiare la musica, non aveva quella spinta interiore artistica che Carlo aveva, a prescindere dalla pulizia, dai virtuosismi, dalle tecniche, dallo stile o dall'etichetta. Lui sentiva il bisogno di trasmettere quest'alba di Camp Sindaia che aveva dentro, e lo voleva fare a modo suo. Infatti, adesso Camp Sindaia è, per chi non lo sapesse, è rimasto progetto caro. Solista, ecco, sì. Già da tanti anni che è un progetto solista, insomma, in cui tu sei pure strumentista e fai tutto in autonomia. Non so, voleva dire qualcosa Enrico, che non l'abbiamo ancora sentito stasera Enrico, se no facciamo partire i video. Ma no, perché io c'ho i chipmunks e quindi poi se entra Alvin facciamo un disastro. Allora aspetto il mio turno, così faccio subito poi un intervento, perché altrimenti se entro io poi entra anche Alvin, è un casino. Ma allora, a parte che la cosa carina è che con Carlo io condivido proprio una storia, perché io ho iniziato il basso tramite un amico di famiglia, perché da me non c'era nessuno che suonava, quindi... ne ho approfittato di questo amico che era un bassista di liscio e quindi mi ha impostato subito su una serie di strade. Lui proveniva comunque da una formazione jazz e quindi anche lui un po' mi ha costruito. Sono arrivato là convinto, io là invece mi ero preso con i risparmi un basso, un Epiphone. Poi ero arrivato con il mio bel basso, ho detto stasera mi faccio una bella suonata, e invece lui mi ha messo lì a solfeggiare, a studiare, no, bisogna studiare la musica prima di... E quindi siamo partiti così. E poi vabbè, quello è stato un bellissimo ricordo, mi sono portato dietro per parecchio tempo. Poi io ho avuto una formazione, ho studiato al centro jazz e devo dire che la tecnica, pur essendo io uno di quelli che mi dicevano guarda, non facevo mai gli esercizi, in sostanza arrivavo là e mi dicevano sempre ma cosa hai fatto? Io dicevo, ma io ho suonato una roba che mi piaceva, addirittura col contrabbasso mi sono messo a fare i Metallica una volta, quando poi ho ripreso lo studio, e il mio maestro mi ha detto, vabbè, fai così, cioè se è quello di far quello, fallo. Però diciamo che la tecnica però mi ha tolto, diciamo, dai fastidi, soprattutto quando suonavo nella band. Con Petrolio, secondo me, mi tira fuori dei pasticci, nel senso che riesco a dominare un pelo di più certe logiche, ecco, magari... Il fatto che la tecnica ti rende più schematico mi aiuta un pochettino a gestire anche delle situazioni di stress. Detto questo, condivido quello che dice Dan, cioè fondamentalmente penso che uno magari è più concentrato sul studio della musica e ci sono delle persone che uniscono, diciamo, abbinano poi un interesse magari minore rispetto alla tecnica, ma che poi dentro hanno un'urgenza, un desiderio di portare avanti una cosa propria che li rende un pochino, diciamo, differenziati da il resto della band, sostanzialmente quello. No, c'era una domanda che volevo fare a Carlo, così poi magari
nel proseguo degli ascolti mi riesco anche a immergere ulteriormente un po' nella sua storia, visto che ci conosciamo pochissimo, e cioè quanto, diciamo, i suoi percorsi paesaggistici, diciamo, della vita influiscono sulla sua musica, perché anche questo discorso un po' che ripercorre spesso della morte, per me, che esempio mi ritrovo a volte nei paesaggi padani, mi circuisce, no? Mi porta un po' a quei pensieri lì, ecco, alle nebbie, a quell'idea un po', anche un po', diciamo, decadente che le nostre terre, almeno in passato, perché adesso magari con i cambiamenti climatici lo prendono un pochino meno, però lo prendevano in passato, ecco, quindi quanto questa logica paesaggistica, che per Petrolio è fondamentale, rientra anche in Carlo e nella sua composizione. Beh, sicuramente, qui l'ambiente ha sempre fatto parte del quello che ho fatto io. Poi qui, allora, noi non abbiamo un ambiente, sai, molto dove ti puoi, non so, immergere, non so, guardi uno sfondo marino, qualcosa del genere. Quindi, allora, è tutto un territorio che, non so, va un po' capito, nel senso. Cioè, quindi non prendi quello che c'è. Infatti noi, io come ho detto anche l'altra volta, i miei inizi dei Camps in Daia erano basati su tutte le sperimentazioni, ma quasi esclusivamente passavamo tutto il nostro tempo alla pista dell'aeroporto, perché quello c'era, e quindi noi andavamo lì, e quindi c'è dentro un po' di tutto. Non è sicuramente, quando vado dalle parti di mia moglie, che è sull'Appennino, lì è tutta, però è una cosa che faccio da 20 anni, perché è 25 anni, nel senso, lì è tutta un'altra atmosfera. Infatti io all'inizio ero forse un po' più cupo, perché sicuramente i primi lavori erano più cupi, avevamo altri pensieri qua. Adesso mi sto cambiando, anche perché sta cambiando anche l'ambiente che vivo, cioè, nel senso, prima eravamo sempre qua e qui erano sempre queste cose. Cambiando, andando in un altro ambiente, non so, mi ispiro diversamente. Sicuramente la parte di mia moglie, che è un Appennino, dove c'è, Dan lo conosce sicuramente, per un male, lui la montagna è quella, l'Appennino è quello, è tutta un'altra cosa. Quindi quando vai lì ti dà altre ispirazioni. Qua sicuramente è un'altra, non so, non so come dirti. Poi un'altra cosa, io faccio anche giardiniere, quindi anche quello è, comunque mi aiuta un po' sui lavori che faccio. Perché comunque, avendo a che fare anche con le piante, poi sei sempre fuori, però tipo, c'è diversità dagli inizi adesso, secondo me si sente anche nella musica. Molto bello questo che dici, del fatto che l'ambiente, tu assorbi tantissimo dall'ambiente che ti circonda, cioè non è tanto un lavoro introspettivo quanto un pescare dentro ciò, le tracce che l'ambiente intorno a te hanno lasciato, lasciano. Il fatto che spostarti ti influenza anche a livello compositivo, questo è molto, molto interessante. Significa che sei permeabile alle cose che ti circondano. Certo. E secondo me questa vulnerabilità emerge, come diceva Ali prima, per quanto distanti nel tempo e nello stile, i primi tre brani erano comunque collegati da una coerenza interna molto, e da cui emergeva la tua personalità, la tua fragilità, la tua delicatezza e anche questo bisogno di controbattere in qualche modo a ciò che ti sta intorno, o almeno queste sono le sensazioni che la musica mi dà. Così, che dici tu. No, è così. Molto bella questa cosa. Ma ti sei mai, questo mi incuriosisce, cimentato con la scrittura di testi? Hai mai pensato a scrivere qualcosa da mettere di tuo, mettere anche a parole, non soltanto sotto forma di suoni, note o melodie, le tue emozioni?
No, allora c'è stato un periodo quando, perché come gruppo, diciamo, noi ci siamo sciolti nel 93, qui è stato proprio, diciamo, alla fine, diciamo, del gruppo. In quel periodo lì, come che tra di noi cominciavano insomma, a venire fuori un po' di malumori, allora quindi era entrato qualche persona nuova e niente, lì avevo fatto un periodo a scrivere io qualcosa, ma erano robe nel senso tipo la CCCP, così, no? Erano abbastanza la Lindo Ferretti, però non l'avevamo mai fatto, cioè erano cose così che provavamo, ma non l'ho mai fatto, cioè un testo per dire nella musica. Io ho sempre fatto musica, cioè sempre strumentale. Per dire, adesso quei brani che ho fatto nuovi, ho preso dei campioni di voce, ho preso dei campioni di voce e li ho messi dentro, però io il Camcindaia è sempre stata roba strumentale. Poi vabbè, invece con la parte della Donatella, che lei, abbiamo fatto dei brani insieme dove lei ha cantato, però solitamente è sempre stata cose strumentali. C'era sempre nel 90, vabbè, avevamo fatto dei brani dove, vabbè, poi dopo Donatella c'era venuto un altro ragazzo che cantava, così, però ha sempre fatto loro i testi. Io non ho mai fatto cose, i testi così sui brani, perché mi piace di più, cioè nel senso, a me è sempre piaciuto un po' la roba un po' strumentale. Poi vabbè. No, è chiaro, è la tua lingua, è la tua lingua. Era una curiosità mia se nel tempo fossi messo anche giù carta e penna a scrivere a parole. No, non è sì, ma non, ma mai così, ma mai, non è, diciamo, la mia, non sono ben supportato. Certo. Bene, io direi, fermiamoci un istante, io manderei il primo dei tanti, ultimo dei pochi, questo ce lo dirà Carlo, e la serata è sua e decide lui. Manderei i video, un paio di video. Allora Carlo, ti faccio scegliere. Dunque, io i video che manderei adesso sono sicuramente, oddio, i miei appunti, amici da casa perdonatemi, non trovo gli appunti, eccoli qua. Il primo è Se corri, un brano dall'ultimo album di Camcindaia, prodotto da Attenuation Circuit, ovvero il nostro amico Sasha Stadlermeier, che citiamo in tutte le serate, appena uscito e che si può avere in free download, quindi assolutamente a titolo gratuito, dal sito proprio di Bandcamp, dalla pagina che comunque metterò, non c'è la sovraimpressione, ma sotto il video di YouTube metterò il link assolutamente sulla serata di Carlo, questo va messo assolutamente. Quindi il primo video di Se Corri, e poi io avrei scelto, Carlo lo sa, il video di Vovovotà, è un brano bellissimo di Camcindaia che io ho poi diciamo arricchito vocalmente e che ci ha visti insieme. Cioè, praticamente è entrato nel mio album Sacra Dea del 2016, era l'unico brano con una parte strumentale, e ne esiste un video, siccome esiste un video fatto da Fabio D'Agostino con l'assistenza di Luigi Gambillara, praticamente, che praticamente sono due videomaker, ma Fabio D'Agostino è anche un artista, un pittore, fa un sacco di altre cose, mi sembrava, e poi c'è Alessandro che fa il mimo, c'è Alessandro come attore, insomma mi sembrava bello mettere anche questo video, perché riunisce anche una collaborazione fra più artisti. E poi dimmi tu, Carlo, se vuoi che mettiamo già anche un video di Cavia, il bellissimo album Cavia di Camcindaia, stupendo. Poi Alessandro vuol dire la sua e gli ricordo di dirla, perché è innamorato di quell'album. Se vuoi che mettiamo anche il video di oddio, Tensa Defand, si pronuncia così? Giusto, sì. Tensa Defand. Lo metto di seguito, facciamo tre video e via, ce li spariamo tutti e tre di seguito, partiamo per, come dice Ali, per un viaggio tutti assieme, e poi continuiamo a parlare, avremo molte domande sicuramente subito dopo, ecco. Che dite? Partiamo coi video? Carlo, è tua la serata, io sono la Mike Montana della situazione, quindi. Ok, quindi abbiamo Se Corri, Vovovotà e Tensa Defand, tutti i brani di Carlo Noè, Camcindaia. Mi metto in muto e partiamo subito col video.
audio. Dai. Problemi tecnici, io mi sono rimessa l'audio perché pensavo che fosse facile, tac, parte il video, e invece no, ecco. Ok, questa non è la condivisione, ok. Vediamo se adesso ce la possiamo fare. Sì! Thank you.
e andano mua su terra fa si tu mai a tu mai a tu mai a se io mi la yes ci mai a lo cazzo ma io lì Julie Bears to my life, I don't mind. Oh, I can do, I can you do a rasa, madrasa. Ah!
Wow. Wow. Chi vuol parlare parli, io ridò l'audio a Carlo. Io ho una piccola curiosità da chiedere. Aspetta, chiediamo a Carlo di riattivare l'audio. Intanto faccio la domanda. Sì, sì. Nel primo video abbiamo visto un quaderno, un libro dove c'era scritto il nome Kamsindaya. La valigia, non si capiva tanto bene. Ma chi l'ha fatta la scritta? Era bellissima. Quella scritta lì l'aveva fatta Bottiani all'epoca. Vabbè, è uno sempre del nostro circuito, vabbè, Donatella lo conosce. È uno che... un Kamsindaya anche lui, se non era un musicista, però lui non è mai stato musicista, però comunque è uno dei miei amici. Capiva la del gruppo. Bello lo stile con cui era scritto. No, lo stile sì, vabbè, allora, il logo lì è veramente, se ci fai caso, c'è un pallino sopra la cappa e poi c'è la croce sopra quello lì l'avevo inventato io come logo. Però poi dopo, quel caso lì, quella grafica lì, l'aveva fatta lui, l'aveva fatto Roberto. Il logo l'ho inventato io. Sì. Tra l'altro, quel pallino lì sarebbe una luna e questa lunga con la croce sarebbe il nostro famoso... simbolo, la statua di Tornavento, quel crocifisso grosso che c'è, è veramente quello, sarebbe il crocifisso con dietro la luna, e quindi stilizzato. Sì. Vabbè, poi io, come Kamsindaya, Donatella la sa, bene o male, lei sa perché ci conosciamo tanto. Noi io ho sempre coinvolto. Allora, a parte gli inizi, che comunque eravamo una band, quindi siamo sempre stati amici, poi dopo comunque coinvolto, per dire, come anche in cavia il mio operaio Yuri, che ha fatto due video, i miei figli, cioè meno male, io è un po' come Enrico, che anche lui ha coinvolto i figli, queste cose qua. Comunque tutta gente che comunque sono amici, faccio fatica a volte a collaborare con persone magari così estranee, diciamo. Sono sempre persone che conosco. Abbiamo anche quello che portava la valigia è Angelo, un altro nostro amico. Ti rinnovo i complimenti per Cavia, perché è l'ultimo brano, perché è veramente stupendo. Sì, l'ultimo brano, per chi appunto si fosse perso il dettaglio, è tratto dall'album Cavia, che è un album bellissimo di Carlo. Vai avanti. Cavia è del 2012-2013. Allora, quel lavoro lì è, secondo me, cioè, è il migliore che ho fatto in assoluto, per me. E poi comunque era anche particolare. Vabbè, l'aveva prodotto... Davide Femia, che aveva un'etichetta che si chiamava Santos Production, l'ha tenuta per un po', e poi dopo questo è stato l'ultimo lavoro che aveva prodotto, il mio, ed era già in declino, infatti è stato fatto un po', perché era già, però era particolare, perché e quello lì è nato proprio con 10 brani e 10 video, cioè avevo già pensato così, di fare un lavoro con 10 audio e 10 videoclip. Infatti ci abbiamo lavorato parecchio, insieme anche con Roberto Bottiani, che ha fatto i video. Allora, i video li ho girati un po' io, un po', però il montaggio li ha sempre fatti lui. È stato un lavoro cui ci ho messo anche parecchio tempo, però era nato così, e anche Davide Femi, che aveva prodotto, era contento di questa cosa, perché comunque a lui non gli era mai capitato di produrre un lavoro con 10 video e 10 audio. È stata, insomma, una cosa interessante. Stiamo parlando di Cavia, e l'ultimo video era appunto tratto da Cavia, Tensa Defand. Ecco, un'altra cosa che... Aspetta, mi sono dimenticato, oltre all'aeroporto,
Ecco, c'è quest'altra cosa qua che comunque... Io appunto volevo chiedere del video dove è stato girato, cosa rappresenta, perché quei soldati... Sì, che praticamente oltre a quello, appunto all'aeroporto, c'è questo, da noi c'è questo bosco che è un bosco sacro, perché si dice, si parla proprio di epoca preromana, dove comunque questo era... C'è questo territorio dove c'era questo bosco che si chiamava Gadium, che era recintato, un bosco recintato dove c'erano questi abitanti, e quindi c'è ancora un po' di queste foreste ancora vecchie, pochissime. E poi tra l'altro c'era un aeroporto militare dove c'erano anche quei bunker che avete visto, quelli erano originali, sono dei bunker dei tedeschi che avevano messo quando c'era l'aeroporto militare, che poi è stato bombardato. Ecco, le uniche cose interessanti che ci sono qui è il bosco sacro e l'aeroporto, e quindi non potevo fare altro che queste cose qua. No, ma è stato c'è stata questo nel video, si vede il bunker. Sì. Quelli sono bunker tedeschi. Tutta la zona, no, ma la conosco io, tutta la zona di Via Gaggio, quelle zone Via Gaggio, di... sì. Se sbaglio, c'è sia i resti di aeroporto della Seconda Guerra Mondiale, certo, ma anche della prima, ci sono anche i resti dei resti. No, lì, quello lì è tutto, sono resti dell'aeroporto, ma era proprio un aeroporto militare della Luftwaffe tedesca che avevano fatto loro. Lì c'è vicino la Caproni che faceva gli aerei ancora, cioè, e ci sono ancora c'è ancora la villa e c'è ancora dei resti della Caproni. Poi tra l'altro adesso c'è il museo degli aerei, che è il museo più grande d'Europa, qua vicino a noi, a Bizzola. Quello, noi c'era o aerei o boschi. Però a parte il brano è stupendo, tra l'altro questa cosa evocativa, che io adoro quel brano da tanti anni, lo devo aver anche usato in qualche spettacolo, l'ho usato in qualche spettacolo, se ti ricordi. È veramente stupendo e secondo me ricorda un rituale, cioè questa specie, questa sorta di voce, questo canto quasi sciamanico, mi piace tantissimo. E poi anche il video, che io non conoscevo, ti dico la verità, io il brano lo conosco da praticamente quando è uscito, ma il video l'ho scoperto adesso, è veramente evocativo anche quello. Basta, per ora non parlo più. Sì, vabbè, perché pensa di farlo, praticamente è una difesa del... vuol dire una difesa del territorio, perché comunque quel bosco lì era già anche comunque difeso da queste persone, che si chiamavano, cioè la via Gaggio deriva da Gaggi, che erano quelli che abitavano all'epoca lì, personaggi anche abbastanza cattivi, non erano abbastanza personaggi non buoni. Ho una domanda anch'io, soprattutto a proposito dell'ultimo brano e dell'ultimo video, che è molto bello. Secondo me non è a sé stante, quindi non necessita spiegazioni, ma già che ci sei, ne approfitto lo stesso per chiedere. C'è questa cosa, soprattutto nel video, cioè questo rapporto col video, che ha un aspetto come documentaristico, cioè queste riprese di questi soldati. Ma adesso non so se proietto io quello che vedo sulle tue intenzioni, quindi correggimi per questo sbaglio. Sì. Ma c'è una... Non è solo documentaristico, c'è una relazione tra te e queste scene di guerra. E mi interessava sapere da dove viene, cioè come è costruito, come fai a fare questa relazione? No, dici la relazione fra gli soldati e medici, cioè sì, perché non mi sembra, a vederlo non mi sembra che sia soltanto, cioè perché appunto l'area protetta è questa bosco sacro, ed è ed è l'area con cui comunque oltre alla Malpensa noi abbiamo sempre preso ispirazione. Cioè quest'area qui, questo bosco sacro, che tra l'altro è grande, cioè non è, si parla di molto grande, molti, adesso vabbè c'è un pezzo qui, un pezzo là, perché poi hanno costruito tanto, però è molto ampio questo bosco sacro, e noi abbiamo sempre preso ispirazione anche da lì, cioè dall'aeroporto e da quello, quindi questa cosa che dici tu, cioè è la difesa
la difesa di questo territorio che per noi è sempre stato importante. Ho capito. Quest'area boschiva, quest'area qua. Ho capito. Grazie. Io ti faccio i complimenti, Carlo, sia per lo spirito che per l'opera, e ti dico che è faticosissimo riprendere a parlare dopo aver visto un trittico dei tuoi video. Quasi una forzatura dover rientrare nella dinamica del cenacolo in cui si parla e si lasci il segno, rimane lo strascico della tua musica, anche una volta finita, continui a rimanere legato a quelle atmosfere che sono bellissime. Mi hanno colpito molto anche i video, poi ne parleremo. Più che altro ti volevo chiedere qual è la minaccia da cui difendevate il vostro, voi stessi fondamentalmente, la vostra identità, che poi prendeva l'aspetto, la forma del bosco, comunque un qualcosa, un nucleo sacrale che con le armi, con i suoni e con la dilatazione totale del tempo, che tra l'altro si ripete in tutti e tre i video. Scusa, dimmi. Sì, cercavate di difendere appunto da una minaccia esterna che poi non si vede mai. Nel primo video prende le sembianze con un omaggio bergmaniano di un sacerdote con cui, di un emissario dell'oscuro con cui giocavi a scacchi. Però è sempre un'allusione ad un qualcosa di imminente. La minaccia. Di sì. No, è vero che comunque allora la minaccia è reale perché lì è la minaccia dell'uomo sulla natura, perché comunque l'ispirazione mia è sempre stata quella comunque dell'ambiente, soprattutto di questi di boschi, di queste cose rare che comunque noi abbiamo sempre, io ho sempre avuto ispirazione, no? E la minaccia è l'uomo, cioè la minaccia di tutto è quello. E infatti poi comunque anche e soprattutto in quest'area qui, che lì hanno costruito tantissimo, cioè hanno proprio, cioè hanno tirato via piante veramente secolari, cioè la minaccia poi anche sugli animali, cioè non solo sull'uomo, anche gli animali, cioè c'è proprio questa, da noi c'è proprio questa incuranza degli animali anche, cioè nel senso c'è proprio la minaccia dell'uomo. Quello è che comunque io sono dalla parte della natura e degli animali contro l'uomo, e quindi è questa che è la minaccia. E molto dire una cosa sia ad anche a Carlo, mi ha colpito molto, e grazie a Ali che ha sollevato tra l'altro questa cosa bella, perché insomma, secondo me è molto interessante. Allora, dal punto di vista fisico, Carlo, ti chiedo fondamentalmente le zone cos'è? È il discorso che c'è un aeroporto costruito che si allarga sempre di più. No, non ho capito, scusa, cos'è? Mi senti? Sì, Quello che dicevo è dal punto di vista, distinguerei appunto dal punto di vista pratico e più forse personale, che arrivava da Dan, no? Dal punto di vista pratico c'entra il fatto che lì c'è un aeroporto, l'aeroporto di Malpensa, giusto? Sì. È in continua espansione, quindi certo. L'aeroporto è chiaro che spiaccia totalmente la natura, ho capito bene, è un po' quello. Sì. Se vogliamo diciamo la minaccia proprio la minaccia, prima minaccia è quella sempre di più questo aeroporto, minaccia di allargarsi sempre di più. Infatti ogni tanto ci sono, mi sembra, anche manifestazioni per la pista, terza pista, ventesima pista e tutte le varie cose. Ma mi sembra di aver colto, e chiedo a Dan se mi sbaglio dimmelo subito, che nella tua domanda forse voleva esserci qualcosa di più intimo, che non solo, diciamo, tra virgolette, sociale e sociologico. Colgo questa cosa? No, questo dipendeva dalla... Sì, perché non avevo capito che fosse così letterale la minaccia, specie nel terzo video. Quindi pensavo ci fosse una parte più metaforica. Personale. Esatto, visto che collegavo il primo al secondo, in entrambi c'è questo senso di minaccia e uno sprono alla resistenza. Cioè il primo personaggio affronta la morte o comunque l'oscuro che lo sfida. Nel terzo video ci sono i soldati, quindi c'è proprio una riscossa armata nei confronti di un qualcosa di esterno. Non avevo capito, e mi ha risposto Carlo, che
l'ultimo video era una minaccia concreta, insomma, si trattava proprio di difendere un territorio sacro legato alla natura e minacciato da deforestazione, dall'uomo, dall'aeroporto, eccetera. Mentre il primo immagino sia più intima come cosa. Ma comunque di base c'è sempre, guarda, questa protezione forse c'è da questi uomini che e io ti dico la verità, che lavoro tutti i giorni, sono sempre a contatto, poi io sono a contatto sia con la natura che con l'uomo, e veramente trovo sempre questa, cioè, ti devi quasi difendere ormai dall'uomo. Cioè, no, con me è una porta aperta su questo argomento, sono totalmente d'accordo con te. Tutti noi, almeno anche io. Penso proprio, ecco, volevo dirti, una difesa proprio personale contro l'uomo, quelli che hai davanti, perché veramente è una cosa, cioè, si peggiora sempre di più, quindi è mia sempre di più una difesa contro proprio l'uomo. Cioè. Io poi vorrei dire, se posso dire una cosa, oltretutto un animo gentile e creativo come quello di un artista, no? Che in questo caso tuo, di Carlo, un animo creativo, assolutamente creativo, colorito, pieno di musica, di idee, di possibilità espressive, io penso che in qualche modo sia ancora più da tutelare, c'è una tutela di se stessi verso la propria sensibilità, perché più la sensibilità è acuta e più ci pigliamo, chiunque di noi si piglia più le mazzate, no? Perché sente di più. E obiettivamente i tuoi video e la tua musica, adesso parlavamo di questi video, anche a me sembra sempre che ci sia davvero è stato accolto nel segno questo fatto di in qualche modo cercare di proteggersi, sì, dal punto di vista pratico, ma anche da un punto di vista emotivo, interiore, o sbaglio, che condivido anch'io e tutti i giorni nella mia vita, quindi niente di estraneo, assolutamente. Certo. E comunque, vabbè, chi ha a che fare con le persone, meno male, se ne accorge. Cioè, penso che noi tutti, vedo che abbiamo la stessa linea, veramente diventa difficile. Poi con io che sono a contatto tutti i giorni, sai. Poi ti dico, io facendo anche il giardiniere, è un lavoro mio che comunque con la natura sei proprio a contatto diretto. Cioè, però se prendi anche dei miei colleghi, hanno un rapporto proprio... cioè diverso da quello che posso avere io con la natura, con la pianta, con quelle cose lì. C'è diversità, cioè nel senso proprio le persone hanno... Io non mi ci trovo tanto. Cioè mi trovo di più, ti dico la verità, comunque i paesani di mia moglie, delle montagne là, perché loro hanno veramente uno spirito... Per quello che io ultimamente mi sono molto più sulla montagna che... perché loro hanno veramente uno spirito diverso con la natura, con gli animali, rispettano tantissimo, qui veramente qua è tutta una giungla. Carlo, qui citavi Giovanni Lindo Ferretti, leggiti il suo ultimo libro, ti piacerà. immagino che lui... mi sembra di sentir parlare lui quando sento te, quindi leggiti le ultime cose che ha scritto Giovanni Lindo Ferretti. Lo farò perché lui si è rifugiato là. Esattamente. Sì. Enrico, vuoi dire qualcosa? Perché non lo sentiamo poco Enrico! Avete sbagliato, stasera sono in una situazione un po' così, arroccata. Allora, sì, vabbè, no, complimenti, mi è piaciuto tantissimo. Io avevo più tutta una domanda, direi, su quello che è l'ultima produzione, perché, se non sbaglio, il primo video era tratto appunto dall'ultimo disco. Sì. E a me ha dato un respiro stranamente, nel senso, rispetto al resto della produzione, il primo brano un pochino, diciamo, più internazionale, forse un po' perché mi ricordava un po' certe atmosfere di Jesu, che per me è un gruppo che piace molto, un progetto anche lì un po' in realtà solista, anche se è molto lontano in realtà, perché lì c'è un discorso di chitarre, batteria, però diciamo a livello di atmosfera mi ha ricordato un po' quelle sonorità lì, quelle timbriche lì che sono molto britanniche da un certo punto di vista. Ecco, volevo capire, visto che appunto mi ha portato, allora ho riconosciuto un po', diciamo, una matrice, tu prima parlavi appunto di etichette del nord,
nordica sicuramente, però mentre alcune produzioni diciamo che ho ascoltato stasera mi riportavano più delle tematiche ovviamente non musicali, ma come idea diciamo più verso le cose black, ecco, non dico black metal perché altrimenti, ma black, dark, proprio intese come qualcosa di molto ambientale, molto scuro. In questo caso non dico che rispetto al discorso delle minacce col sole finale mi ha lasciato un pochino di, diciamo, di intravedere un po' di luce, però sicuramente il suono mi dava un'impressione appunto più di matrice più ampia. Volevo un po' capire appunto nella tua evoluzione come un po' come vai a incastrare le ultime ricerche, l'ultimo disco, ecco. Ma tieni conto che questo qua, questo lavoro qua è tutto comunque, è registrato un po' come l'album che ho fatto nel 2017, però poi io l'ho fatto girare al contrario. Quindi tutti i brani girano al contrario. Girando al contrario hanno secondo me preso questa linea, poi anche la batteria, come senti, sai che questo girando al contrario suona un po' più in maniera diversa, no? Quindi penso che forse quello che vedi te è proprio perché tutti questi, cioè girando al contrario hanno questo tipo di suono, perché comunque l'impostazione che ho usato a registrare questi è la stessa di quella che ho usato nel 2017 con, per dire, Summer, con quei brani lì, e sono uguali, solo che io ho fatto girare, ho voluto provare a girarli tutti, mi sono piaciuti, e ti dico la verità, adesso sto facendo altre cose e li sto facendo girare al contrario, una linea che sto prendendo. E niente, sono molto diversi da Cavia e ancora da quelli che facevo prima. Cioè, secondo me, da lì, da queste ultime cose a Cavia c'è molto distacco. Molto diverso, come diceva Ali all'inizio, almeno mi vede assolutamente in linea, quando diceva i primi tre, la trilogia, no? Diceva, sì, erano tre brani diversi, però in realtà, anche se molto diversi fra loro, c'è qualcosa di comune che lega, è vero, Cavia è diverso da Donovan, però c'è qualcosa che lega comunque. Ecco, non ho... Volevo fare una domanda io a voi, no? Cioè, se voi, cioè, del 2017-0 abbiamo sentito solo Summer, no? Anche White, però, anche se era una versione da me cantata, però... A parte che anche WWTA, meno male, di quel periodo lì, anche White Day. Sì, WWTA di qualche anno prima, 2003, no. Sembra, 2014. Però, se notate, cioè, nel senso, questa continuità la trovate lo stesso con l'ultimo disco? Cioè, la trovate la continuità con questi brani a quelli che ho fatto prima, o avete notato un distacco, una differenza? Cioè, a parte che girano al contrario, ma proprio come non so, quello che vi è venuto a voi, cioè nel senso, cosa... I colori sono i tuoi, il respiro è tuo e si sente in tutti i brani. Poi c'è un'evoluzione, sono brani diversi, si sente che sono registrati in momenti diversi con influenze diverse. Magari arrivi anche in un luogo differente che per te, come dicevamo, è una fonte di ispirazione importante. Ma il filo comune c'è, sicuramente. Anche secondo me, cioè, magari i suoni sono diversi o le tematiche... O gli sviluppi sono diversi, ma per me, cioè, la tua personalità traspare indipendentemente da quale periodo. Secondo me è una cosa bellissima, perché significa, da come la capisco io, che è una cosa sincera, che non ci sono artefatti di produzione, come dice, produco così, cos'ha, perché, per, di moda, non di moda, è una cosa sincera, una qualità molto bella. Che rimane fedele a se stessi. E comunque sono d'accordo con quello che diceva Enrico prima, il brano Se corri fra i tre è quello con maggior respiro internazionale. È come se tu ti fossi immerso per qualche mese nell'ascolto o nella frequentazione di produzioni anglosassoni e ne avessi assorbito alcune caratteristiche che poi ha inserito nei tuoi brani.
Io invece volevo... Quelle influenze, no, sono quelle classiche influenze, secondo me, che poi sono un po', diciamo, indipendenti, che poi alla fine ritornano, che magari noi sentiamo anche un po' per quella che è la nostra, diciamo, cultura musicale, che però, appunto, pur in un contesto personale, quindi assolutamente di linea, di filo conduttore che lega il tutto, perché poi anche la seconda trilogia di video era coerente, aveva un suo sviluppo. Poi io dico sempre che fortunatamente ci evolviamo nella speranza che sia un'evoluzione di crescita, e quindi ci sta anche che questo è il lavoro che fa Carlo. A me, io da quando l'ho conosciuto ho ricominciato a guardare su internet se riesco a trovare un multitraccia cassette, perché comunque sia l'idea di fondo è quella che quando si lavora e poi si rielabora anche delle sperimentazioni, anche il discorso di applicare un reverse a tutto il prodotto è comunque in sé un'idea. Io posso pensare a un produttore, appunto, come dicevano i miei colleghi, che magari lo applica su un brano, ecco, l'idea di applicarlo su un intero disco è comunque una scelta, è una scelta di dare una particolare anche veduta artistica al prodotto. Quindi no, assolutamente, io ci ho sentito appunto questo respiro maggiore, questi suoni un po' diversi, però il contenuto chiaramente quello resta, è assolutamente bravo, personale, bello. Grazie. Sì, volevo aggiungere una cosa invece, che è vero che non ho detto all'inizio, cioè l'ho detto ma mi è sfuggita, e per dovizia di precisione, dovizia di dettagli, insomma devo dire, voglio dire più cose possibili. Per quanto riguarda Vovovotà, che appunto fu invece una cosa che uscì in disco mio Sacradea, secondo me Vovovotà dal punto di vista musicale, quindi strettamente sempre solo la musica di Kamsindaya, secondo me, pur avendo sempre il respiro che hanno tutti i brani di Kamsindaya, l'anima comune come ha detto Dan, aveva questi suoni che non so se definire, che mi hanno ispirato, questi vocalizzi, non so se uso il termine giusto nel dire medio orientali, cioè c'è questa parlavamo di respiro internazionale, no? Vovovotà, secondo me, porta ancora uno spirito diverso, proprio di musica, della musica di Kamsindaya, perché arriva qualcosa di quasi oltre confine, di altre terre, altri ambienti sociali, epoche dell'oro perdute, un po' primitive, quasi primordiali, con questo percussioni abbastanza... È un po' diverso, sì, diverso dalle altre cose. Sì, vabbè, tra loro sono sempre tutte diverse, perché Summer e Mother and Father in teoria non si assomigliano. Poi... Però c'era questa cosa bellissima, secondo me, che portava questi, non lo so, questi sono esotico, ecco, un brano tutto sommato esotico in qualche modo. E cosa che volevo dire è che la voce, c'è anche la voce di Alessandro in realtà in quello che avete sentito, che non c'è nel disco, perché quando feci il disco era già stato impacchettato tutto. Solo in un secondo momento io ho detto, ma Alessandro mettici, visto che tu sei anche Mimo, perché il Mimo con la maschera ovviamente avrete visto che è lui, ho detto mettici anche dei lavori, mi starebbero bene dei suoni di voce maschile anche qua e là, eccetera. E infatti quelli che avete sentito, che non è la mia voce, è la sua. E quello è stato, diciamo, il primo momento di incontro tra Carlo, seppur un incontro virtuale, non di persona, e la Germania, perché proprio lì, entrando nel disco Sacradea, che era stato prodotto non dall'amico Sasha, ma dall'amico Martin Schmidt, sotto l'etichetta Atemwerft, che si occupa solo di cose vocali, tra l'altro, è stato un po' il primo passo internazionale. A me piacerebbe tanto, questo colgo per dire, in futuro, quando si potrà di nuovo riprendere a muoversi, a viaggiare anche all'estero, sarebbe bello, io penso che Enrico sia d'accordo con me, di vedere anche Carlo nei vari festival di Sasha, insomma sarebbe anche una bella cosa. Perché posso dire, Carlo, una lancia a tuo favore assolutamente, che so perché vivo in questi posti e conosco un po' la realtà che Carlo in cui si trova. Il territorio in cui sei non ti ha mai reso giustizia, non ti ha mai dato il giusto riconoscimento, questo lo voglio dire assolutamente, lo dico con passione,
perché io trovo che Carlo sia un artista di valore nel territorio in cui è, non ha mai avuto grossi riconoscimenti, ma il lavoro è talmente di valore che secondo me è bene che voli altrove. Poi chi lo vuole cogliere lo colga, che sia il vicino o il lontano, non importa, la musica va ovunque, no? Quindi non ci sono limiti. A maggior ragione una musica così, che non ha neanche limiti di, come dire, di linguaggio, di spazio e neanche di tempo, no? Basta, vi ho avuto l'indicazione. Non mi sembra di aver detto niente di eccezionale. No, beh, insomma, qua lo abbiamo già detto tante volte, però penso che sia... Allora, come avevamo detto anche forse la prima puntata, credo che qui sia difficile fare qualsiasi cosa. Cioè, anche, cioè l'unica cosa che puoi fare è qui lavorare e basta. Quindi, perché... qualsiasi tipo di musica fai è più un problema, cioè non è, però è, non bene, è che si tratta tanto di... Mi piace che la musica di Comes In Dire sia conosciuta, che giri... Sì, no, ma quello senz'altro, e sicuramente forse all'estero è un po' più, c'è un movimento diverso, in Italia non è proprio, siamo certo. Proprio, ma un po' tutta la musica, perché... soprattutto dalla nostra parte. Certo, certo, certamente, assolutamente. E ripresenti che comunque, per tornare a uno dei vecchi cavalli di battaglia, il maestro Paganini che faceva sperimentazione con Stockhausen, cioè qui a Castano, io ti dico, non lo cagava nessuno, cioè nel senso, ma guarda che io, adesso vi dico una cosa, cioè io quando andavo a lezione, poi mi ricordo che il secondo maestro che era fuori paese, questo qua una volta mi dice, ma tu vieni da un paese che voi avete uno famoso, un musicista famoso, e io ho detto, e chi è? Mi fa, Paganini, Angelo Paganini. Oh, questo ha tirato fuori, questo qua ha tirato fuori un'enciclopedia, mi ha fatto vedere, c'era Beethoven, c'era su anche lui, Angelo Paganini, nato a Castelnuovo, e faceva musica sperimentale, cioè, qua non lo sapeva nessuno, cioè, qui in paese da noi, cioè, non era una persona conosciuta, dice, lui, cioè, tanto per dirti, no? Cioè, c'erano altri che facevano, andavano in giro a suonare, tipo piano bar, quelle robe lì, che erano più conosciuti di lui. Una cosa è certa, Carlo, io non ti assumerei mai come testimonia della Proloco di Castano Primo. ma guarda, sicuramente, guarda. Fare il festival a Castano Primo, ce lo siamo giocato, Carlo, con queste puntate, parliamo sempre male. cosa devo dire? Poi dici, cioè qui non trovo gente, tutti depressi solo qua, come fai a... Cioè, ma il problema sai qual è? Che loro sono depressi e non lo sanno. Cioè, la cosa grave è quella lì. Cioè, quindi non è... Secondo me a maggior ragione dobbiamo fare un festival lì, per risvegliare le coscienze dei castanesi, farli conoscere il loro illustre compaesano Carlo Noè. Ma veramente? Magari potrebbero pure stupirti, ma Carlo. Ma io te ne dico un'altra. Cioè, intanto ne dico un'altra. Cioè, la nostra amministrazione hanno costruito un teatro, che tra l'altro è bellissimo, guarda che hanno fatto un teatro bello, gli hanno dato il nome ad Angelo Paganini, ma non sapevano neanche che musica faceva, cioè è una roba incredibile, guarda che, ti giuro, non lo sapevano che musica faceva, cioè loro gli hanno dato il nome e non sanno neanche cosa ha fatto, che cosa, cioè, che dire. Quindi non ho speranze. Comunque questo è un esempio della realtà, ora non entro, però non è solo Castano Primo, insomma è una realtà... culturale che investe più ampio respiro, purtroppo, ecco, ma il tuo lavoro comunque in qualche modo esce, in qualche modo spicca, in qualche modo assolutamente. Tra l'altro poi ne parleremo dopo la trasmissione, ma Enrico, ti anticipo che inserirà un brano, non so se lo sai già, un brano del tuo disco in una trasmissione radiofonica, giusto Enrico?
Sì, io ho uno spazio mensile su Fango Radio che diciamo cerco di gestire perché ogni tanto devo essere sincero che tra una cosa e l'altra fatico un po'. E sì, adesso infatti la stavo, diciamo, tra virgolette, chiudendo perché dentro sabato, perché andrà in onda poi la prossima settimana. E stavo chiudendo un attimino il mix e l'idea era quella di fare. Io in questa trasmissione mi occupo di musica sperimentale italiana, poi tendenzialmente mi allargo e questa volta volevo, diciamo, parlare dell'etichetta di Sasha in primis, perché ci siamo sentiti, gli ho detto guarda, vorrei fare una trasmissione, andare una volta fuori tema e parlare soprattutto di italiani che lavorano con Sasha, quindi assolutamente passerò un brano tuo, Alchimia Nova, e poi ovviamente qualcosa di Sasha, perché mi hai inserito nella lista promo, quindi anche per far ascoltare qualcosina di diciamo attinente alla sua etichetta. Però appunto mi faceva piacere, visto che ci siamo conosciuti anche in questa trasmissione, una serie di, diciamo, coincidenze hanno anche portato a questo discorso di Camp Sindaia su Attenuation, quindi assolutamente sì. La prossima settimana facciamo girare un po' questi brani, ok? Grazie. Scusate se rido, ma mi ha fatto ridere troppo Dan con la storia della Prologo. Scusate la parentesi. No, ma... Ascolta Carlo, vuoi... Ma... Passiamo a scelta... No, scusate. No, no, io volevo solo dire una cosa legata alla Prologo, nel senso che se poi sono depressi, in ogni caso, non possono darci colpa di nulla se facciamo il festival lì, cioè, eventualmente resta tutto uguale e noi ce ne usciamo puliti puliti, ecco. Appunto, appunto. Ma... Sto male, guarda che ridere. Ok, va bene, ok, lo so mai, che poi sai, oh... Parlare delle cose fa sempre girare, magari proprio queste battute porteranno invece a un'apertura di cui non sappiamo. Ma colgo l'occasione per ricordare agli amici a casa che anche se non ne parliamo strettamente stasera, ma ricordiamo il nostro intento di creare il famoso festival. Questa cosa la voglio dire in tutti gli episodi di Dialoghi Sperimentali, perché assolutamente appena si potrà tornare a fare degli spettacoli noi vogliamo ricreare questa cosa. E anzi, l'idea bellissima di Carlo, che ha giustamente intitolato il carrozzone, c'è questa idea aggiuntiva oltre al festival, che non può essere non solo un unico festival in un'unica località, ma potrebbero essere anche delle date itineranti che magari ognuno di noi riesce a far saltare fuori nelle varie zone, o con ognuno di noi, perché magari non tutti hanno la possibilità, ma qualcuno di noi, e potremmo creare anche qualcosa che ha un minimo di itinerante a Bologna, in provincia di Milano, a Zurigo, in Piemonte, insomma, quello che sarà. Ecco. Questa idea c'è sempre. E nel frattempo, nell'attesa, fin tanto che siamo tutti costretti a stare dietro lo schermo del computer e non poterci esibire dal vivo, a me piacerebbe anche dopo le monografie e dopo la serata filosofica di cui vi parlerò e la serata con i tedeschi, i nostri amici, di cui vi parleremo, mi piacerebbe anche mettere dentro chi di noi ha voglia di fare qualche live, momento live in streaming, potrebbe essere anche quella un bel modo ancora una volta di fare qualcosa di interessante. E poi ricordo che tra di noi stanno rinascendo e ricreandosi nuove collaborazioni. Per esempio, non la faccio ascoltare stasera, ma ci sarà nella mia serata, che sarà la prossima, un brano di Carlo, Fly, che io ho riregistrato in una seconda versione. Alessandro si è messo a rimaneggiare dei brani di Cavia, lo dico a Carlo se non l'ha sentito, ma si è messo a sperimentare per esempio sull'intro di Cavia, e secondo me stava venendo fuori una cosa molto interessante. Con Dan abbiamo appena fatto questo nuovo brano insieme, Riepilogo, e abbiamo intenzione di creare un disco assieme, ma poi spero altre cose con tutti voi, sì. Altre cose tra di voi, insomma, più cose vengono fuori tra di noi, più sono interessanti. Carlo, vuoi fare sentire un altro brano oppure preferisci continuare a parlare? Lascio a te la scena, è tuo il palcoscenico, io faccio solo, ripeto, la Mike Buongiorno della situazione, dimmi tu. No, guarda te, sei tu la presentatrice. Io sono la presentatrice, da bambina, coglierò un attimo per questo piccolo siparietto, dicevo a mia mamma che io da grande volevo fare come Raffaella Carrà. Infatti...
Mi metterò la prossima volta una bella parrucca bionda con un bel caschettino, mi attaccherò un telefono a un orecchio e farò la mia versione di Pronto Raffaella. No. No. Aspetta, posso dire qualcosa ancora su Cavia? Allora, tanto per sdrammatizzare un po', diciamo. Allora, no, cioè, tieni conto che io comunque hai conosciuto anche quello, io c'ho il mio operaio Yuri che ho utilizzato. Ma io volevo far vedere lui adesso. Ecco, se lo vuoi far vedere, perché no, ma la roba incredibile, perché comunque abbiamo girato tanti video anche quando eravamo in giro a lavorare, no? E ce n'era uno che è di Milit, che è quello lì, voglio fare un siparietto. Ovviamente eravamo in un condominio, e perché a me mi venivano così queste idee qua. E c'era, e stavamo tirando su delle foglie, allora l'ho preso e si vede in mille, abbiamo anche tutte le foglie, lui l'ho fatto andare dentro nelle foglie e praticamente poi è venuto fuori, infatti poi, ma poi è incredibile perché c'era la signora sul balcone che guardava e ha detto questi qui i giardinieri probabilmente, però nonostante tutto non ci hanno cacciato, ci hanno tenuto lo stesso, probabilmente anche lei era un po' depressa, anche lei ha avuto un attimo di no, beh, Yuri l'ho utilizzato tantissimo, Yuri adesso lo vediamo, perché io avrei scelto mai oltre i miei, poi vabbè, a parte i miei figli, vabbè, che mi hanno aiutato, per dire, io c'è 26 febbraio, che è un altro brano, un altro video, che c'era mio figlio, che come anche mia figlia, che mi aiuta. Insomma, io ho sempre utilizzato un po' persone, meno male, miei amici, mia famiglia. Esattamente, amici, parenti, con quelli ti trovi bene. Sfruttatore. Scusa? Sfruttatore. Sfruttatore. Artistici. Vabbè, anche hai benissimo. Che lavori, poi ti diverti anche un po'. Immagino, ovvio. Io, però Dan ci deve riportare all'orologio invece, lui che è invece il calcolatore del tempo. Facciamo sentire un brano e poi facciamo dei commenti di chiusura. Che lo scopro oggi di essere il calcolatore del tempo, però siamo quasi a 2 ore di trasmissione, io direi un brano e... E poi passiamo alla conclusione. Allora, il brano... Ah, non mi avete detto niente di Vovovotà, il video di Fabio D'Agostino, che magari ascolterà questo brano. Io non sono tanto soddisfatta, devo dire la verità. Dopo anni, la mia performance non è la mia preferita, ecco, ne ho di più preferite, non si dice. Ma mi piace tantissimo come le riprese che ha fatto su Alessandro, perché secondo me erano inquietanti, proprio questi movimenti tutti con questa maschera. Non so se anche voi vi hanno fatto, a qualcuno di voi, un effetto così. No. No, a me sì, lui sì, cioè, lui è molto, perché si muove in maniera, io adesso lì no, non so era come... No, ma che fa, cioè, lui... scatti, infatti, no, beh, quello è, sì, a me ma, infatti, quello mi aveva inquietato parecchio, non l'avevo visto perché c'aveva questi movimenti, però vedo che lui, ho visto anche le tue live che avevi fatto, e lui fa spesso queste... del burattino, la fisicità del burattino la faccio anche la frammentazione del gesto, come la chiamava Carmelo Bene, ma tra l'altro la mia ciao l'amicia o micio di Dan, i miei cani sono là che dormono, no, nella puntata mia che metterò comunque dei brani che ho fatto con ognuno di voi perché ci tengo tantissimo, volevo mettere anche qualche pezzo live. E io devo dire, Carlo, i tuoi brani live io li ho fatti un sacco di volte, un sacco di materiale live su di te, tra l'altro. Ecco, però sarebbe l'ora anche di fare un live insieme, cosa che non abbiamo mai fatto. Ecco, questo devo dire, mi rammarico che la tua musica c'è spesso stata nei miei spettacoli, ma sarebbe bello fare una cosa. Perché io non sono uno che ama troppo, adesso mi volevo un po' ridare a vita nuova, però non è che sono uno che... Appena si potrà, tanto adesso non si può, neanche volendo. Ecco. Allora, faccio la condivisione dello schermo, ok? Se qualcuno vuole intanto dire qualcosa. No, ho sbagliato. Giusto. Ho fatto quella? Consigliaria, metti il gaspoint. Poi play. Ok, vado. Proprio qui. Abbiamo fatto anche l'audio, non si sente niente. Proprio qui.
Arriva suono? Sì. E questo era My Fingerprints in an Invisible Wire, e il protagonista del video, ti ridò la parola Carlo, cioè ripigliatela tu, io ti chiedo di ripigliartela, Yuri, il famoso Yuri, e prima c'è stato Yuri che salutiamo, che sicuramente ci starà guardando, ecco. Sì, è un po' vecchio, questo è del 2011. Questo è bellissimo. Questo... No, quello col piano quello col il bambino ero io, però. Eri tu la foto? No, il bambino ero io. Ero col pianoforte piccolo. Bellissimo. E vabbè, Yuri era... un bravo stupendo. Io l'ho amato tantissimo. Ti ricordo, sono anche rubacchiato anche per uno spettacolo. Mi ricordo. Ma domanda, che non ti abbiamo fatto mai una domanda tecnica sulla musica. Ah no, qualcosa è uscito, ma su questo te lo voglio fare. Il brano non è elettronico, cos'è? Un giro di chitarra? L'hai fatto con uno strumento o è elettronico? No, no, questo qua era un synth. Ah. Vabbè, poi era un synth, però dopo era modificato, perché io ci metto sempre dentro un casino di effetti, cioè, c'era tanto reverbero, però era synth, era un synth questo qua. Okay. Okay. Non c'è né chitarra, se fosse uno strumento. No, no, è un synth, è un suono di synth modificato, però dopo con un casino di riverbero. A me emoziona tanto. Anche un po' rallentato. Io tutti i brani non sono tutti o rallentati o comunque un casino di reverberi, un casino di delay, cioè tantissimi effetti. Io quelli li uso sempre. Una cosa vi voglio far vedere poi dopo. Ho recuperato le cassette. Non so se si vedono. Oh, sì. Questo,
non so se questo è Sepulcrum. Mettila vicino alla webcam, più vicino, così vediamo. Con la croce, me la ricordo. Ma qui è copertina, qui fatte da noi, cioè, non proprio. Questa. Ne voglio una. Questo è qua Requiem. Guarda la cassa da morto, guarda. Il legno della cassa. Requiem. Questo è. E poi questa invece era una demo che avevamo fatto. Era quella, quella copertina è mia moglie, una foto da bambina nel paese nostro in montagna. Questa era una demo che avevamo fatto proprio col gruppo, ma suonata. Quelle altre due erano Sepul come Requiem, da cui io ho tirato fuori nuovi brani, però c'è su altri brani lì sopra. Invece questa era proprio la demo che avevamo fatto quando suonavamo. Un pezzo era in italiano e era molto diverso da quelli. Suonati in questo stile, avevo fatto solo questo e basta, solo questi brani qui. Poi abbiamo sempre fatto sperimentazione. Comunque, bellissimo. Secondo me, ad oggi che c'è il ritorno del vinile, ma in qualche caso anche delle cassette, se qualcuno ti producesse una cassetta tua vecchia, secondo me avrebbe più successo dei vari CD che si producono adesso. Non lo so, ho questa impressione. C'è ancora chi le fa. Quindi, vabbè, ci sono quelli che le prendono, cioè amano ancora le cassette, e c'è anche qualcuno che le stampa ancora, che vuole la cassetta. C'è un ritorno in questi ultimi anni. No, ma c'è proprio degli artisti che so che vogliono la cassetta, cioè nel senso, invece non hanno il CD, è la cassetta. Sempre nel nostro industrial, nel nostro movimento. Certo. Qualcuno vuole dire ancora una battuta su Carlo? Facciamo un giro di chiusura prima di salutare gli amici da casa, ringraziare Carlo e tutti noi. Dai Ali, un ultimo giro, un'ultima battuta su Carlo. È stato un gran piacere vedere e sentire questi lavori. Tua presenza, poterti fare delle domande. Ti ringrazio. Io ringrazio voi. Ale, che non paghi, parli poco, dai. Cosa devo dire? Può essere che vi ho depresso a tutti, eh? Ti è ammazzati, Carlo! Non gli avamo! Sei troppo severo, non è vero, Carlo. No. Perché ci sono dei pezzi che sono carichi di fiducia. Cioè, se corri, io l'ho ascoltato, quando me l'hai mandato, l'ho ascoltato in macchina 3 volte di fila e sono stato benissimo con quel. Non mi ha depresso assolutamente quel brano. È vero. Quindi, se fosse un po' troppo severo. C'è questa cosa interessante, secondo me, che adesso che lo dici, quando dice ok che la difesa dall'uomo e tutto quanto, c'è questo aspetto un po' misantropico, la verità è che ascoltando la tua musica adesso e vedendo i video, in verità mi porta un senso di fiducia nell'umanità, ma davvero non è una battuta, perché traspare un animo così gentile che non può andare storto è vero. Vabbè, c'è da dire che io sono una persona molto ottimista, cioè io sono sempre ottimista, non è che, quindi anche quello che dite è vero, cioè nel senso, non è che c'è proprio tutta questa depressione, cioè c'è anche della positività. Comunque ce ne vorrebbero di più di serate. Il bello è che più di due ore che parliamo, ci siamo appena avvicinati. Poi io chiedo scusa se all'inizio ero un po' tesa, facevo casino, ma che chiarola, stasera e il microfono da sostituire, gli audio che non andavano. Quindi ora che rodiamo, magari ci vuole un po', quindi bisogna fare serate 4 ore e mezza. Enrico, stavi dicendo qualcosa? Sì, no, vabbè, a me l'ultimo brano è piaciuto tantissimo, tra l'altro, l'ho trovato veramente, non l'ho trovato assolutamente deprimente, poi in sé, lo so, anch'io lo dico sempre, l'altro giorno una collega mi ha chiesto se
ero così, mi ha detto: ma scusa, ma col discorso del Covid sei negativo? Gli ho detto: io sono negativo da sempre, nel senso che comunque faccio quella musica lì, e quindi io penso che conoscendo bene il negativo poi alla fine si diventa positivi, ecco, paradossalmente rispetto al resto delle persone, se quelli che poi cercano di essere ottimisti a tutti i costi, poi dici: ma poi magari dietro si nasconde chissà quale tranello. Quindi assolutamente io penso che sia anche un po' quello che appunto che siamo noi, e quindi ci sta. E io ho conosciuto un sacco di persone, di musicisti, tra gente che fa harsh noise, che o persone che fanno ambient, che poi alla fine sono persone con le quali ridi tutta la sera, dei gran compagnoni, eppure alla fine quando poi ascolti la loro musica, se la fai sentire a qualcuno anche di conoscenti, dice: ah, chissà questo che triste che è, e invece assolutamente non è vero, è molto, anzi, sono persone molto piacevoli, quindi assolutamente, anzi, persone, venite ai concerti così conoscete questi artisti depressi che sono invece molto simpatici. Dan? Eccolo. No, Non chiudere in bellezza, Dan. Io ringrazio Carlo veramente di averci fatto entrare nel suo mondo, nella sua vita. È bello, ce ne vorrebbero di più di queste serate, perché è stata un'intromissione educata e molto interessante nella vita, nella storia di Carlo. Io spero veramente, adesso al di là delle battute, che di riuscire a organizzare qualcosa proprio a Castano Primo una volta. No, facciamo. Sfruttare quel teatro e far vedere di che cosa la musica è capace. Creare un po' di cultura, di unione intorno... non a uno stile, una tecnica, un genere, ma intorno allo spirito delle persone che fanno musica, di cui tu sei da sempre un grande portavoce. Grazie. Bello, bello, bello. Bello. Anch'io non posso che unirmi a tutti ci voi. Uniamo. Ci uniamo. E Carlo, veramente grazie per questa serata, che non basta, perché... Abbiamo davvero solo, come non basteranno tutte le nostre altre monografie, che prima di andare via devo dire i prossimi appuntamenti ai nostri amici a casa. Però ecco, grazie, perché è bello, perché poi si parla con tranquillità, con sincerità, con apertura, con molta serenità, e io invito chi fosse interessato, spero tutti quelli che vedranno questo video, andare a ricercare la musica di Kamsindaya. Intanto, accompagnato a questo video su YouTube, metterò tutti i link, di solito metto tutti i link di noi tutti, e li metto sempre anche questa volta, ma in particolare su ogni monografia mi soffermerò sui link specifici dell'artista, tra cui SoundCloud, YouTube, Bandcamp, Facebook, eventuale sito, e Bandcamp, e compagnia bella, assolutamente. Allora, volevo ringraziare anch'io voi, però perché veramente, cioè, a parte che io mi diverto sempre tantissimo, poi anch'io non è che, a parte voi due, loro non li conoscevo, ripeto, cioè, mi piacciono tantissimo, sicuramente vi ringrazio per quello che avete detto su di me, e no, io sono sempre più convinto a fare, come ti avevo anche detto Donatella, di fare veramente noi, cioè organizzare, ma sicuramente qua a Castano, io penso, perché comunque poi tra l'altro parte io riconosco bene le amministrazioni, perché a me, insomma, io sono proprio castanese, cioè conosciamo il lavoro che faccio, poi comunque io sono sempre a contatto con loro, tutto qua, ma io sono convintissimo che comunque lo faremo, ci daranno anche lo spazio per... Io sono sempre dell'idea, mal che vada... No, lo facciamo. Se l'obiettivo lo raggiunge in qualche modo, mal che vada uno se lo affitta al posto. No, no, ma va, ma qui io sono convinto che comunque qua lo faremo sicuramente. Enrico. Noi e quindi io vi ringrazio. Guarda, grazie a te, e tra l'altro mi spiace che è caduto Enrico, spero che torni prima che chiudiamo. Allora, volevo dire i prossimi appuntamenti, confermatemi se abbiamo deciso giusto, il prossimo appuntamento sarà mercoledì 14 aprile, perché la sera, l'unica sera abbiamo visto in cui ci siamo tutti, e la monografia in questione sarà su di me. Al limite già lancio a Dan, che un po' anche lui è uno che
mi sembra che è un po' mai buongiorno anche, no scherzo, no, però quella sera lì, visto che io non vorrei fare quella che se la canta e se la suona, che si fa ti presento domande, io perché sennò faccio la, sto col microfono e me lo passo da si sola. Faccia la domanda e si dia la risposta, e si dia la risposta, ecco, giustamente si risponda da sola, Donatella, ecco. Quindi sarò io la carrà. La onda però con la frangetta. Ma mi ci presenterò, ti introdurrò in modo degno. Quindi 14 serata su di me, saremo sempre tutti noi. Tra l'altro sarà mia premura fare sentire almeno un brano che ho fatto con ognuno dei miei compagni di viaggio, mi piace così definire. Poi la puntata dopo sarà il 21. La monografia sarà o su Ali o su Enrico, perché Dani e Alessandro hanno chiesto di essere stati essere messi, diciamo, nelle ultime monografie. Al limite Ali, poi ci sentiamo, per me è uguale, me lo dite voi e ci organizziamo in modo da fare il volantino e tutto quanto. Enrico, spero che torni prima che ci diciamo ciao, ma mi sa che invece no, perché non lo vedo bussare. Noi ringraziamo ancora una volta, mi spiace dirlo, ormai è diventato tormentone degli amici da casa. Sì, anche la prossima volta, Danna, ci sarà la sigla anni 80 che io preparo con tanta passione ormai già da due volte, e un giorno o l'altro vi stupiremo davvero con la sovraimpressione che gira a rotazione, eccetera. Eccolo Enrico, scusate, non posso non far entrare Enrico per i saluti finali. Ringraziamo ancora Carlo Noè, ricordiamo l'ultimo album Donovan, prodotto da Attenuation Circuit, metteremo il link qua. Ecco, Enrico, abbiamo aspettato te per salutare. Grazie, sì, perché ho avuto il telefono che mi ha abbandonato, infatti sono in versione Topo Gigio adesso. Va bene, allora grazie a tutti, buonanotte, grazie e ci vediamo il 14, scusate, di aprile. Ciao, grazie. Ciao. Grazie a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao.